Sì, buon pomeriggio, benvenuti a questo appuntamento numero 142 dell'Edicola del Trap di questo giovedì 2 novembre. Oggi una puntata particolare perché avremo un ospite davvero speciale, poi ve ne parleremo a lungo, particolarmente gradito a chi, ad esempio, ha visto il film Mixed by Harry. E poi parleremo della giornata del 2 novembre, del ricordo dei nostri cari, di chi non c'è più e di vari aspetti di questa giornata. Avremo poi il ricordo, a proposito anche della giornata dei morti, del bombardamento di Ancona del 1 novembre del 1943. Sono trascorsi esattamente 80 anni. Insomma, abbiamo anche una pagina dedicata a padre Alberto Maggi e una sua conferenza particolarmente interessante e stimolante che voglio farvi sentire almeno in un tratto, in un passaggio che secondo me è molto importante. Bene, e allora, detto tutto quello che abbiamo oggi in programma, andiamo subito a vedere cosa ha in programma per noi invece il tempo a livello nazionale. Poi a livello regionale, lo sapete, in chiusura di trasmissione vedremo che cosa ci attende oggi e domani sulle Marche. Buongiorno e bentornati a questo aggiornamento delle previsioni di Trebi Meteo per la giornata di giovedì. Che attenzione, per le regioni settentrionali rischia di essere una giornata davvero delicata. Arriva questa intensa perturbazione associata a dei centri di bassa pressione presenti sul nord-ovest dell'Europa particolarmente profondi. Controlliamo intanto la nuvolosità attesa sul nostro paese. Eccola la perturbazione di cui vi parlavo. Andrà a interessare principalmente il nord e le regioni del Medio e Alto Tirreno. Con il suo carico di piogge e anche temporali, controlliamo infatti la previsione delle precipitazioni. Col passare delle ore, precipitazioni sempre più diffuse sul nord Italia e anche sull'Alto Tirreno. Le macchie bianche rappresentano la neve che cadrà sull'arco alpino, mediamente tra i 1700 e 1800 metri. Quindi, in definitiva, giovedì delicato al nord, davvero con il rischio anche di qualche criticità, soprattutto nella seconda parte del giorno. Arrivano dei temporali anche in Toscana, qualche pioggia nel nord della Sardegna e poi in giornata peggiora anche su Umbria e Lazio. Nel resto del paese, tempo buono, medio Adriatico e sud, ma con il vento che in tutto il centro-sud tenderà a intensificarsi rapidamente. Per sapere nel dettaglio come andranno le cose da voi, vista la situazione, consultate l'app di Trebi Meteo. E siamo invece agli aggiornamenti sulle notizie dell'ultima ora rispetto alla rassegna stampa che abbiamo visto insieme alle 8:30 per chi c'era e per chi oppure l'ha vista successivamente. E allora vediamo il Corriere della Sera: c'è questa allerta per la tempesta Ciaran che è in arrivo in Italia, pioggia, vento forte, come avete sentito, soprattutto al nord, la prima neve. Insomma, c'è continua l'allerta rossa in molte regioni. Qui ancora polemiche sullo scherzo telefonico a Meloni, con Tajani che ammette c'è stata superficialità. La questione della Costituzione, dell'elezione diretta del Premier, è una situazione di cui si parlerà a lungo, anche perché al momento non pare ci sia la maggioranza qualificata che serve per le riforme costituzionali. E qui la notizia da Israele: ha riaperto il varco di Rafah. Usciti due bus a bordo 100 palestinesi con doppio passaporto. Sulla Gazzetta dello Sport si dedica a Ibra, uomo d'affari, perde colpi nel 22, guadagno netto dimezzato, mentre si sta trattando per il suo rientro dirigenziale al Milan. Andiamo a vedere invece che cosa ci dice la TGR Marche, che è una notizia che è importante e nuova, e cioè il rettorato di Camerino tornerà di nuovo in centro città. Oggi il passaggio delle chiavi di Ateneo, l'annuncio del nuovo rettore dell'Università di Camerino, Graziano Leoni. Ecco, vedete le sue immagini con le chiavi ed è un segnale importante di ripresa per la città di Camerino. Come sapete, però, l'università si è organizzata fuori Camerino. E andiamo a vedere cosa dice l'Ansa Marche: cimitero di Ussita ancora disastrato a 7 anni dal sisma. La sindaca dice: pronto progetto ricostruzione, ma ci sono le macerie da rimuovere, che è un po' il problema centrale di ogni terremoto, cioè lo smaltimento delle macerie. Non è mai facile.
Andiamo a vedere invece il Corriere Adriatico, l'alluvione, ancora le indagini e le visite di garanzia. L'allarme non scattato prima delle esondazioni alle 18:34, il pluviometro di Arcevia era oltre la soglia di guardia e poi saranno i magistrati a dover approfondire la situazione. Non ci sono altre grosse novità, neanche su Ancona Today. Vedete, alluvione Marche, 14 indagati, si tratta della notizia di cui parlavamo poco fa. E qui il furto al maxi bar del piano ad Ancona. Ma chiaramente qui c'è il disagio di un quartiere che dura da anni, però non ci sono neanche qui grosse novità e non ci sono grossissime novità neanche in cronache maceratese, tranne questa: perde il controllo della moto e si schianta contro il guardrail in superstrada. Ancora una volta l'eli ambulanza è dovuta intervenire a Tolentino per un ennesimo incidente stradale di questa serie davvero infinito di incidenti stradali che continua a caratterizzare le nostre strade. E siamo rapidamente all'almanacco, alcuni appuntamenti di ciò che accadeva il 2 novembre degli anni e dei secoli passati. E il 2 novembre del 1936 la BBC cominciò le regolari trasmissioni televisive. Pensate, nel 1936, anche se si trattava di un tempo limitato, e di trasmissioni, diciamo così, anche approssimative sul piano tecnico, però la BBC cominciò le sue trasmissioni. Su questo argomento vi segnalo che da domani ci sarà una serie di appuntamenti con l'archeologia televisiva, la nostra rubrica. Parleremo dell'inizio dei quiz, che cosa hanno significato i quiz per la televisione italiana. Nel 1938 il primo arbitrato di Vienna, l'Italia fascista e la Germania nazista obbligano la Cecoslovacchia a cedere vaste porzioni della Slovacchia meridionale e della Rutenia all'Ungheria. Andiamo avanti con nel 1948 Truman sconfigge Dewey nelle elezioni presidenziali statunitense, mentre nel 1966 il Cuban Adjustment Act entra in vigore, dando a 123.000 cubani l'opportunità di fare richiesta di residenza permanente negli Stati Uniti. Nel 1967 era il 2 novembre quando il presidente statunitense Johnson tenne una riunione segreta di un gruppo di cosiddetti saggi e per chiedere loro il modo, suggerire il modo per unire il popolo americano in appoggio allo sforzo bellico in Vietnam. Conclusero che l'opinione pubblica necessitava di ricevere rapporti più ottimistici dalla guerra. Per fortuna che questo era un gruppo di saggi e di intelligenze nel capire che ci volevano notizie buone. Infine, nel 2004, vi ricordo, venne ucciso il regista olandese Theo van Gogh il 2 novembre fu ucciso nel 75, 1975, ad Ostia anche Pierpaolo Pasolini, come avete sentito più volte dai telegiornali di oggi. Bene, e adesso invece entriamo un po' nel clima della trasmissione, in una cosa molto speciale che io voglio segnalarvi. Chi ha visto il film Mixed by Harry sicuramente conosce la storia di quei tre fratelli napoletani che nell'arco di pochi anni divennero la casa discografica più importante d'Italia. Solo che, questo è tipico anche di una vita e di una concezione napoletana, era la casa discografica pirata. Fu una specie di storia borderline, tipica poi dell'intelligenza imprenditoriale e del modo di concepire la vita a Napoli. E fu una storia anche bellissima, raccontata in questo film, realizzata dai tre fratelli Frattasio. Poi finì male per loro perché furono arrestati dopo che però avevano loro con la loro impresa segnalato la mancanza di una legislazione in materia di protezione dei diritti della proprietà
delle proprietà intellettuali. E fu insomma una vicenda molto particolare. E allora abbiamo in linea proprio uno dei protagonisti, non del film, ma della vita vera, della storia vera. Si tratta del più grande dei tre fratelli, quello che un po' poi organizzò tutto, il Giuseppe Frattasio. E allora chiediamo subito a lui questa storia meravigliosa sotto certi aspetti, come iniziò? Guarda, questa storia inizia a metà degli anni 70. Eravamo quattro ragazzini, immagina, poi io sono il maggiore dei fratelli e in quegli anni ero il più grande, avevo i miei 13 anni, 14 anni più o meno. E tutto nasce per esigenza, sai, vivevamo in un quartiere, nostro quartiere di Napoli, Forcella, un quartiere molto sterile a quei tempi. Si viveva di ben altro, almeno ricordo da piccolo nel nostro quartiere. Noi avevamo questa passione per la musica già da piccoli, ereditammo un negozio di proprietà della chiesa, era un negozio di dischi, dove iniziamo a fare delle cassette per la gente del quartiere, sai, ma niente di che. Però poi ci accorgemmo che le nostre idee piacevano alla gente. E piano piano di là è iniziato qualcosa di inaspettato, niente di progettato. E abbiamo iniziato piano piano, e poi siamo entrati in una situazione complessa. Quattro fratelli abbiamo iniziato da solo, poi ci siamo trovati con oltre 100 collaboratori a lavorare con noi, diciamo, questo è il finale. Senti, l'idea era quella di riuscire a dare la musica a tutti ad un costo nettamente inferiore a quello che Guarda, erano. sì, te lo dico, tutto nasce perché noi facevamo cassette su richiesta. Quando veniva qualcuno del quartiere che diceva mi fai una cassetta e ci dava 6-7 canzoni che gli piacevano, noi ne aggiungevamo altre al nostro piacimento, chiaramente di quel genere. E ci accorgemmo che poi veniva qualcuno altro e diceva mi fai una cassetta uguale come l'hai fatto a Tizio, come l'hai fatto a Ca. E così insomma, ci siamo resi conto, insomma, era un po' ci avevamo inventato senza volerlo, chiaramente, questo ci tengo a spiegarlo, l'algoritmo a metà degli anni 70. Ci basavamo sul genere che ci veniva richiesto e mettevamo magari qualche gruppo nuovo sconosciuto dagli altri. Insomma, involontaneamente abbiamo creato questo, senza mai pensarlo e progettare, è un fatto distinto così. Senti, chi conosce Napoli, la conosco un po', chi conosce l'inventiva, la fantasia, la capacità imprenditoriale di molti dei napoletani capisce come si sia arrivati a quello che diventò un fenomeno al punto tale che c'è stato fatto recentemente un film di Sidney Sibilia che ha avuto un successo strepitoso, Mixed by Harry. Voi poi come avete vissuto la fase negativa, cioè l'arresto, la condanna, e come vi siete ripresi? Guarda, ma guarda, per riprenderci, noi ci abbiamo messo un bel po' di tempo perché la cosa strana è che quando ci hanno arrestati non c'era ancora una legge su quello che noi facevamo, chiaramente, perché fondamentalmente noi, o meno noi ci siamo resi conto dopo che abbiamo commesso un errore, che abbiamo fatto un danno, che abbiamo fatto una cosa illecita. Ma noi lo facevamo alla luce del giorno. Noi avevamo un negozio nel nostro quartiere, ma non è che ci nascondevamo, noi stavamo aperti al pubblico. Cioè, ma anche se passavano poliziotti, carabinieri, guardie di finanza e ci guardavano, sapevano ciò che noi facevamo, ma non ci davano importanza. Come ti sto parlando dell'inizio, chiaramente, poi ti sto parlando già inizio degli anni 80. Ma non ci pensava nessuno. Chiaramente poi la cosa è diventata, si è aperta come una macchia d'olio, è diventata un po' gigantesca e chiaramente l'arresto ci ha cambiato la vita perché ne hanno pagato le conseguenze nei nostri figli, le nostre mogli. Chiaramente abbiamo una serie di problemi, separazioni, insomma, tutta una cosa molto complicata. Il film nasce da un libro che scherzando abbiamo scritto con una nostra amica Simona Frasca, ma
ma l'abbiamo fatto per divertimento. Ma è a pensare che poi dal libro veniva fatto un film, chiaramente la cosa ci ha sorpresi, perché svegliarti una mattina e vedendo che ti vogliono fare un film, vogliono raccontare una storia su di noi, chiaramente la cosa ci ha sorpreso. Adesso ti dico che ci stiamo divertendo, ma sai, io ho 61 anni, stiamo divertendo, e stiamo accorgendo che la gente ci vuole bene, ed è questa la cosa che più ci ha sorpreso, più di tutto. Facciamo serate, vengono migliaia di persone per vederci, per ascoltarci, ci divertiamo. Fondamentalmente facciamo quello che prima facevamo di nascosto, dico di nascosto tra virgolette, adesso lo facciamo live, davanti alla gente, e ci divertiamo. Ci fu il sequestro di tutti i beni, eravate diventati quasi miliardari in lire. No, guarda, io questa cosa la voglio un po'. Smentire. Questa è una smentita, questa è un po' una leggenda, perché tu devi capire una cosa: noi eravamo quattro ragazzi che nella loro vita non avevano visto mai una lira. Quando abbiamo cominciato a guadagnare, sono iniziati i nostri problemi veramente, perché abbiamo incominciato a cacciare vizi, escludendo droghe e alcol. Non lo so, perché forse Dio da lassù ci ha protetti su questa cosa, non abbiamo mai toccato droga, non ci piaceva, però poi il resto abbiamo tutti i vizi che esistevano. Abbiamo sperperato il denaro nel gioco, auto, viaggi, abbiamo fatto, perché troppo ragazzini ci sentivamo a un certo punto padroni del mondo, Certo. senza sapere che quella storia a un certo punto finiva, e abbiamo talmente sperperato del denaro che non ci siamo trovati niente. Poi pensa che noi tenevamo oltre 100 persone a lavorare con noi, diciamo, ed era diventata una grande famiglia, non, senza controllo. Chiaramente non avevamo un commercialista, un ragioniere che ci diceva: oggi avete guadagnato, ieri avete perso. Cioè, era tutta una torre di Babele che non si capiva niente, era una confusione totale e complicata anche la gestione. La nostra storia finisce nel 1997, il 13 maggio, il giorno del mio compleanno. Fummo arrestati, io non lo dimenticherò mai, perché era il mio compleanno. E ci ha cambiato la vita, perché chiaramente noi, per uscire dal carcere, firmammo un documento con le case discografiche, la SIAE, che non ci occupavamo più di prodotti audiovisivi. E chiaramente noi non sapevamo fare niente, perché avevamo dedicato la nostra vita alla musica. E dopo per noi è stata, guarda, se ti dico dura, è poco, perché non sapevamo cosa fare. Diciamo, adesso facciamo una vita di comuni mortali, vai, per dirti, una vita frenetica, perché è durata 20-25 anni, e poi insomma, una vita tranquillissima, noiosa e tranquillissima. Grande, grande, grazie, grazie, perché è una storia bellissima quella di Giuseppe Frattasio e dei suoi fratelli. Io ti ringrazio per l'esempio che questo tuo racconto credo possa essere importante per molti. Grazie, Giuseppe. Grazie a te, grazie, un saluto a tutti, grazie e buona giornata, un abbraccio, grazie. Incredibile storia dei fratelli Frattasio. E adesso andate a vedere, se non lo avete visto, su Netflix il film Mixed by Harry. Bene, adesso invece facciamo una piccola riflessione sulla giornata. Sul 2 novembre è stato detto tutto. Ho visto dei bei temi nei pezzi televisivi. Io voglio solo dire che questa giornata è vissuta da ciascuno con l'animo e la sensibilità di ciascuno nei confronti di chi ci manca. E io vorrei affrontarla solo con un pensiero che ho trovato, che ritengo molto bello, ed è una poesia che dedico a tutti quelli che hanno questa carica profonda di nostalgia, di la bellezza del ricordo di chi non c'è più, ma che resta ancorato nei nostri cuori con radici profonde. Un dolore non è come una moda che passa, no. Parlare d'amore è semplice. Parlare di quello che ti succede e di quello che vedi attorno anche. Basta essere sinceri e il resto viene da sé. Parlare della morte invece è molto complicato. Le parole non arrivano con facilità. A volte ci impiegano anni.
eppure ce l'hai dentro, le senti, le vivi, le tocchi. Forse il problema è che sono troppe e la tua mente funziona come un imbuto che strozza tutto e le fa rimanere sulla punta della lingua, in attesa. Di cosa sinceramente non lo so, perché quando dicono che il tempo ti aiuta a dimenticare, beh, dicono una grandissima cazzata. Un dolore non è come una moda che passa, no? Un dolore è come quel paio di jeans che nonostante passino gli anni, nonostante passino i modelli, nonostante sia mal ridotto, lo conservi sempre vicino agli altri, sapendo benissimo che non li indosserai più. Ma quello è il loro posto e guai a spostarli. Hanno vestito la tua vita nel bene e nel male, si meritano di stare lì. E alla fine succede che una mattina ti svegli e le parole escono da sole. Si sono rotti gli argini, forse. Mi sembra veramente un pensiero veramente bello di Fortunato Cacco, un pensiero che volevo dedicare alla memoria di tutti quanti quelli che ci sono mancati. Ed è un momento particolare della vita quando ti accorgi che il numero di persone che conoscevi e che non ci sono più sta arrivando o superando il numero di persone che conosce oggi. Ecco, questo è un segnale della vecchiaia. Ma la vecchiaia spesso è caratterizzata anche dalla malattia. Affrontare la malattia in maniera diversa, con uno spirito diverso, è stata al centro questa cosa dell'attenzione di una bella conferenza di padre Alberto Maggi ad Ancona, organizzata dall'Associazione Nazionale delle Donne Operate al Seno, e nella quale ci si è chiesto se la malattia è un castigo o invece un'opportunità di crescita, come sembra concludere il nostro padre Alberto Maggi. Sentiamolo. Benvenute e benvenuti. È un tema delicato che cercheremo di affrontare con serietà, ma anche con un po' di leggerezza per non renderlo pesante, perché è quello della malattia, nel quale più o meno nella vita ci troviamo a essere tutti più coinvolti. La prima reazione, io credo che l'abbiamo sperimentata tutti quanti, è l'incredulità. Diciamo no, non è possibile. La seconda è il rifiuto. Perché proprio me? C'è il terzo sentimento che invece può essere devastante, specialmente per le persone religiose, è il senso di colpa. Che cosa ho fatto per di male, per meritare tutto questo? Ebbene, la prima cosa da fare è evitare accuratamente persone e luoghi religiosi, perché sono nefandi, non fanno altro che peggiorare la situazione, perché sono quei luoghi e quelle persone che hanno sempre una risposta pronta. Loro sanno tutto su Dio e ti dicono tutto, e anziché aiutarti ti demoralizzano e inducono a sentimenti di sorta rancorosa rassegnazione, che poi porta all'impotenza, e la malattia ha il semaforo verde. Quello che tratteremo durante questo incontro, le principali gocce gettonate, è la volontà di Dio. E uno si chiede, ma è mai possibile che sta volontà di Dio coincide sempre con le sfighe che ci capitano nella vita e mai con qualcosa di positivo? Avete mai sentito una persona che ha vinto alla lotteria o a qualche premio che dice soddisfatto, è stata la volontà di Dio? Quando è che diciamo che è la volontà di Dio? Sempre accompagnato da un respiro di rassegnata impotenza, quando ci sentiamo ormai con le spalle al muro e diciamo, si è fatta la volontà di Dio. Allora c'è un sordo rancore verso questo Dio, la cui volontà coincide sempre con gli elementi negativi della nostra vita. L'altra variante, molto, moltissimo gettonata, ma vedremo tutto questo, è la croce del Signore. E che vuoi fare? Ognuno ha la sua croce, è la croce che il Signore ha dato. Non cercare di togliere questa croce, che c'era pronta una più grande. E con tutte le varianti di offrire a Dio la propria sofferenza. Quindi la malattia viene vista sempre più come una sorta di espiazione per le offese recate a Dio. E il dolore, anziché essere affrontato e alleviato, diventa per molti la via maestra della santificazione. Se guardiamo le vite,
non solo dei santi del secolo scorso, eccetera, c'era la concezione che più si soffriva e più si era graditi a Dio. E se le sofferenze non incontravi nella vita, te le creavi, te le aggiungevi tu. E quindi la malattia, anziché essere combattuta, era vista addirittura come un dono, una sorta di strada privilegiata offerta da Dio per unirsi ai dolori e alle sofferenze di Gesù nella sua passione, per aiutarlo a salvare le anime del purgatorio o la conversione dei peccatori. E più si soffriva e più si era certi di essere in comunione con Dio. Questa spiritualità, della quale purtroppo siamo eredi, ha radici antichissime. Non c'è un Vangelo, lo vedremo nei Vangeli, c'è tutt'altro, ma una spiritualità cresciuta al di fuori dei Vangeli e ha avuto il suo massimo cantore in uno che tra l'altro è una delle glorie della letteratura, della poesia, della mistica italiana, Jacopone da Todi, chi non lo conosce, il mistico del 300. Lui ha scritto un testo che è veramente una roba, un delirio. Basta, il titolo è «O Signore, per cortesia, mandami la malattia». Queste espressioni della sofferenza come valore sono entrate nella spiritualità. È famosa la risposta data da Madre Teresa di Calcutta a un uomo che era divorato, distrutto dal dolore del cancro e gridava disperato, e lei ha avuto il coraggio di dirgli: «Stai soffrendo come Cristo in croce, di sicuro Gesù ti sta baciando». E per fortuna che questo gli ha dato una rispostaccia, gli ha detto, dice, per favore digli di smettere di baciarmi. È tutta una mistica che non c'ha fondamento, ma era così. Allora, a giustificare questo delirio, le persone religiose hanno tutto un armamentario che senza alcuna esitazione dobbiamo gettarlo nel contenitore senza fondo dello stupidario religioso. Qual è questo armamentario? La volontà di Dio l'abbiamo vista. Non cade foglia senza che Dio lo voglia. Quindi se io adesso uscendo da qui inciampo, è il Padre Eterno che l'ho voluto, che cade foglia. E è una prova del Signore che vota. E è nata una sorta di mistica della sofferenza e il Dio dolore ha preso il posto del Dio amore. Il Dio dolore che ha preso il posto del Dio d'amore indubbiamente è una riflessione che veramente può veramente aprire la mente ad altri pensieri in caso di malattia. Bene, diciamo bene, ma dobbiamo affrontare un altro doloroso, ma oggi la giornata evidentemente ricordo, che è quello del bombardamento di Ancona. Sono passati 80 anni da quel primo novembre del 1943. E vediamo, per chi non lo sa, per chi non c'era, e per le giovani generazioni, una testimonianza di quello che successe, di quello che fu, che spiega anche molte cose di Ancona e della struttura urbanistica di Ancona. Il destino dell'umanità sembra seguire sempre, ad ogni epoca, il binario della guerra e del sangue, senza poterne mai uscire definitivamente. 80 anni fa, esattamente il primo novembre del 1943, Ancona, ancora occupata dai tedeschi, fu sottoposta ad un cieco bombardamento da parte di 37 cacciabombardieri delle forze alleate a più ondate. Allora, come oggi avviene in Ucraina, Gaza e in altre parti del mondo, a pagare il prezzo più alto di calcoli a tavolino, la gente inerme, quella che tutto vorrebbe tranne che la guerra. Morirono in quel giorno 1050 anconetani, 724 nell'improvvisato e mai collaudato rifugio vicino alle carceri nella città vecchia, della quale oggi resta poco o niente. Alla fine, prima del passaggio del fronte, furono 277 i bombardamenti subiti in zona. 142 ad Ancona, 2 a Polverigi, 38 a Falconara, 20 a Monte Marciano, 35 a Chiaravalle, 5 a Numana, 1 a Sirolo, 25 a Loreto e 9 ad Osimo. Un bel libro di Attilio e Lidia Bevilacqua, intitolato proprio 1 novembre 1943, racconta quel dramma di quel lunedì che cancellò tante vite e completò la distruzione della città antica. Alla fine della guerra i morti anconetani sotto le bombe furono poco meno di 3.000,
2.800 le abitazioni distrutte, 6.300 quelle seriamente danneggiate. In pratica, quasi il 70% degli edifici della città dovette essere in pratica ricostruito. Per questo, il 9 ottobre del 1960, alla città di Ancona venne conferita la medaglia d'oro al valor civile. Nella città sconvolta alla fine del 1944 non abitavano più di 4.000 persone. Avete sentito una pagina di storia delle Marche e del passaggio del fronte. E prima di concludere con le previsioni meteo, vorrei farvi sentire la bella poesia che ci invia Priscilla Gambari proprio per questo 2 novembre e che può un po' risollevarci tutto sommato dopo questa giornata impegnativa, e che si intitola La morte non è niente, il pensiero di uno che non c'è più, che si rivolge all'amata, ed è un pensiero che era stato attribuito a Sant'Agostino, poi dopo ricerche hanno appurato che il pensiero è del teologo Henry Scott Holland. Sentiamo Priscilla Gambari e poi le previsioni meteo. La morte non è niente, sono solamente passato dall'altra parte, è come fosse nascosto nella stanza accanto. Io sono sempre io e tu sei sempre tu. Quello che eravamo prima l'uno per l'altro lo siamo ancora. Chiamami con il nome che mi hai sempre dato, che ti è familiare. Parlami nello stesso modo affettuoso che hai sempre usato. Non cambiare tono di voce, non assumere un'aria solenne o triste. Continua a ridere di quello che ti faceva ridere, di quelle piccole cose che tanto ci piacevano quando eravamo insieme. Prega, sorridi, pensami. Il mio nome sia sempre la parola familiare di prima. Pronuncialo senza la minima traccia d'ombra o di tristezza. La nostra vita conserva tutto il significato che ha sempre avuto. È la stessa di prima. C'è una continuità che non si spezza. Perché dovrei essere fuori dai tuoi pensieri e dalla tua mente solo perché sono fuori dalla tua vista? Non sono lontano. Sono dall'altra parte, proprio dietro l'angolo. Rassicurati. Va tutto bene, ritroverai il mio cuore e ne ritroverai la tenerezza purificata. Asciuga le tue lacrime e non piangere. Se mi ami, il tuo sorriso è la mia pace. Amore e luce a tutti. Previsioni per oggi. Al mattino, sulle coste, nubi e schiarite con possibili piovaschi. In montagna, nubi e schiarite con possibili piovaschi. Nel pomeriggio, sulle coste, cieli nuvolosi per il transito di estese velature. In montagna, schiarite alternate a nubi sparse. Previsioni per domani. Al mattino, sulle coste, nubi e schiarite con possibili piovaschi. In montagna, schiarite alternate a nubi sparse. Nel pomeriggio, sulle coste, bel tempo con cieli sereni. In montagna, bel tempo con cieli quasi sereni. È tutto per questa edizione odierna dell'edicola del Trap numero 142. L'appuntamento è domani alle 8:30 con l'edicola del Trap Caffè e poi, se volete, alle 14:30 con un'altra puntata davvero frizzante e stimolante. Grazie per averci seguito o per seguirci attraverso YouTube, Facebook o il canale 89 del Digitale Terrestre MTV che ci segue in diretta e in replica alle 19. A voi tutti, buona giornata.